Un biposto P92 Eco è precipitato nel pomeriggio di domenica 17 dicembre, poco prima delle 18, in mezzo a un prato in borgata Sant'Antonio di Fabria. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Livorno Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte e i carabinieri. A bordo del velivolo c'erano due giovani intorno alla trentina, uno è rimasto ferito a una gamba, mentre l'altro è rimasto illeso. Entrambi, dopo le prime cure, sono stati trasportati in ospedale per i controlli del caso. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Che anno fa dall'altra parte là uno ha fatto più o meno uguale. Quello si è incendiato, questo no, meno male, perché se no. Così anche coperto non si vede.